Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì, buona settimana di Ferragosto a chi ci segue in diretta Facebook, a chi ci segue in diretta Twitter, per una rassegna che oggi è segnata da 4-5 temi. Intanto, il tema che, diciamo, si è scatenato nella giornata di ieri, dopo le rivelazioni di Repubblica, come li vogliamo chiamare? I cinque scienziati? No, non possiamo definirli cinque scienziati. I cinque parlamentari non particolarmente intelligenti che, dando fiato ulteriore alle trombe dell'antipolitica, hanno pensato bene, non facendosi bastare i 12.000 euro mensili, di richiedere il bonus di 600 euro per le partite IVA. Naturalmente, su questo oggi si riscatenano, vengono ritirati fuori i vecchi arnesi dell'anticasta, Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Però, naturalmente, è un ceto politico che fa queste cose, finisce per cercarsele. C'è però una questione. Ecco, il modo di commentare la questione più adeguato ci sembra quello di Roberto Calderoli, sentito dalla stampa, che dice: ma questi fanno cascare le palle, poi è evidente che l'antipolitica riparte. Però l'osservazione più intelligente, fatta da pochi ieri, oggi dovete cercarla armati di una potente lente di ingrandimento sui quotidiani, ha a che fare con la norma varata dal governo che questa cosa la consentiva. Ma come si è potuto scrivere un decreto che consentiva l'accesso a questo bonus senza alcun tetto? Sarebbe bastato inserire una soglia di reddito e questo avrebbe tagliato fuori, naturalmente, anche i parlamentari, oltre che coloro che per mille ragioni di entrate non avevano, diciamo, non aveva senso che richiedessero misure di assistenza. Però ecco, questa cosa, diciamo, per trovarla servirà una lente di ingrandimento. Invece il cappio lo trovate un po' da tutte le parti. Altro tema significativo: le questioni sanitarie e lo sguardo all'indietro sui mesi più duri dell'emergenza. Oggi l'unico a tenere vivo il tema delle bugie di Conte, delle versioni perlomeno zoppicanti di Giuseppe Conte, è il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. E invece da tutte le parti si tende un po' a smorzare, allontanare da questo punto di vista la storiaccia dei cinque deputati scemotti, per non dire altro, viene perfettamente utile a chi vuole riscrivere un'agenda politica, diciamo così, su misura di grillino. C'è anche un tentativo, se ne occupa Fiorenza Serzanini sul Corriere della Sera, diciamo così, di ricostruire una specie di verginità postuma per Conte, tirando fuori un documento del Comitato Tecnico-Scientifico del 10 marzo, quindi successivo alla decisione sul lockdown, che dice tutto bene, quindi come a dire una specie di approvazione postuma di quello che Conte aveva fatto. E lui, Conte, ieri è andato in terra di Puglia, anzi nella città di Rocco Casalino, Ceglie Messapica, intervistato, diciamo, dal direttore di Affari Italiani. E Conte che cosa ha fatto? Ha annunciato niente meno che un tunnel sottomarino al posto del ponte sullo stretto. Quindi, diciamo, chi vive a Roma ricorderà che Virginia Raggi aveva promesso le funivie a Roma. Adesso abbiamo il premier Grillino che propone il tunnel sottomarino. Vedremo quali saranno le prossime escogitazioni. Goldrake c'aveva l'alabarda spaziale e le lame rotanti. Insomma, era attrezzato in modo potente. Conte non vuole essere da meno. C'è il tema scuola che fa l'apertura della verità con l'allarme lanciato ieri dai presidi, un allarme che ha anche a che fare con la questione fisica di dove mettere gli alunni, il tema delle aule, mentre totalmente dismessi, anzi dice un falso problema, vedremo con quali argomenti Giuliano Ferrara sul Foglio. L'inizio settimana offre anche delle interviste che un po', diciamo, apparecchiano sul tavolo i temi dei prossimi giorni: Giorgia Meloni sulla Verità, Matteo Salvini sul Libero, Paolo Gentiloni, Eurolirico sul Corriere della Sera. Allora, questo è il quadro, andiamo a vedere le aperture. La Verità
Senza classe, 200.000 alunni, l'incubo di settembre. A 35 giorni dal suono della campanella, i presidi lanciano l'allarme. 10.000 scolaresche non hanno un luogo nel quale studiare. Mancano gli scuolabus. Mercoledì l'esito dell'appalto per i banchi e 3 settimane per costruirli. Eppure l'Azzolina è serena. Vedremo il pezzo molto ben costruito di Fabio Amendolara. Il Corriere della Sera, bonus Covid ai politici e bufera, verifiche su 5 deputati di Lega, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, sospetti anche su 2.000 amministratori pubblici. E anche lì ci sarà da distinguere, perché se questa cosa l'ha chiesta un consigliere regionale, vale lo stesso discorso dei parlamentari, serve pure lì una specie di valutazione di semi-infermità mentale, perché pure i consiglieri regionali hanno indennità altissime. Altro conto è se l'ha fatto il consigliere comunale di un piccolo comune che ha rimborsi ridicoli. Il Fatto Quotidiano è naturalmente, lo immaginate già, fiammeggiante, deputati e ricchi col bonus e fico ai partiti, fate pulizia. Il presidente della Camera, Desaparecido, da settimane che non ha detto una parola, una sillaba, un sospiro sul Parlamento, umiliato dai DPCM, ora si ripresenta col vestitino e la giacchetta per dire: i 5 deputati mi telefonino, vedremo anche questo. Duro il giornale, onorevoli accattoni, e bene fa, a me pare, Sallusti è uno dei pochi a farlo, a tenere insieme le due cose, sciacalli da cacciare e leggi da incapaci, cioè il tema è in questo caso della norma che consentiva questa assurdità. Duro il tempo, cacciateli con le foto in ombra di questi 5 deputati, dei quali l'identità non si conosce. Repubblica, virus, i divieti di agosto. Repubblica, diciamo, rilancia l'allarme sanitario, a mio modesto avviso strilla un po', nel senso che si tratta di questioni. Poi l'articolo, lo vedremo all'interno, è costruito in modo giudizioso, cioè si mostra come in realtà ci possano essere degli accorgimenti per monitorare i piccoli focolai. Ma il titolo di prima è un po' allarmante: virus, i divieti d'agosto, stretta anticontagi di Viminale, regioni e comuni, su spettacoli notturni e sulla movida nei locali. I volontari della Protezione Civile per controllare le spiagge, appello ai giovani dopo il picco di casi. E questo è dunque il quadro. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo da questa storia della scuola che fa l'apertura della verità. Fabio Amendolara. A 35 giorni dalla campanella mancano 10.000 aule, soprattutto nelle grandi città. Non ci sono ancora i banchi monoposto e le scuole sono state lasciate pure in ristrettezze economiche. Queste oggi sono le certezze. Poi si sa che il numero di studenti che dovrà fare lezioni in luoghi alternativi si aggira attorno ai 400.000, ovvero il 5% del totale. Che ci sarà un help desk per rendere più semplice il collegamento tra le scuole e il ministero, e che la somministrazione dei test sierologici al personale docente e ATA non sarà una passeggiata. Nonostante le incertezze facciano pendere la bilancia del ministro Lucia Azzolina verso le criticità, piuttosto che verso le buone pratiche, dal ministero confermano Spaldi che si ripartirà il 14 punto. I presidi però ieri hanno lanciato l'allarme. Sono circa 20.000 le aule che dovranno essere allestite in spazi alternativi agli istituti. Per oltre il 50% di queste non sono stati ancora trovati gli spazi. Le difficoltà si riscontrano a macchia di leopardo, ma si concentrano di più nelle grandi città come Roma. Le stime diffuse dall'Associazione Nazionale Presidi non sono incoraggianti. Così il monitoraggio della verità. 20.000 aule che servono, 400.000 alunni che rischiano di stare in luoghi, diciamo così, non convenzionali, con tutto poi il problema che si porrà, il riscaldamento, insomma, tutte le cose che immaginate. Giuliano Ferrara invece dice che sono tutti falsi problemi, la riapertura delle scuole, un'ossessione sospetta, polemizzano tutti alla tiritera dell'oddio, aprono i bar ma chiudono le scuole perché sono barbari. Si accoppia il giudizio negativo rassegnato verso l'homeschooling che si è realizzato. Siete sconcertati dopo aver sentito titolo e sommario?
lo sarete anche di più dopo aver sentito uno stralcio che segnalo dal commento dell'elefantino sul foglio di oggi. A questa scemenza edificante, alla tiritera dell'oddio, aprono la strada e il bar, ma chiudono le scuole, si accoppia il giudizio negativo rassegnato, dopo primi festeggiamenti da necessità, verso quel tanto di homeschooling che si è realizzato, il tempo pieno familiare inevitabile che ne è seguito, e gli strumenti di relazione educativa attraverso le tecnologie di riavvicinamento sociale. Fenomeni di riappropriazione libera di spazi gestiti dallo Stato nanni, lo Stato badante, in una situazione che lo imponeva tassativamente. Ammiro sinceramente chi si batte per il ritorno a scuola, date certe, procedure di sicurezza possibili, e chi considera degno del rischio questo ritorno, che è necessario, auspicabile, urgente e possibile. Ma in questo amor scholae, che sa tanto di raccolta differenziata e ambientalismo apocalittico e statalismo infuso in vena, circolando in bicicletta su una ciclabile o peggio in monopattino, in questo odio per la magnifica attitudine privata di tanti in questi mesi di sostituire il moloco della scuola con lo schooling, come era possibile, virgola, dopo 40 righe arriva la virgola, vedo qualcosa di sospetto, mi spiace, così Ferrara. Ora, per carità, noi pure siamo fan delle scelte sempre più individuali e private, delle esperienze di studio a casa, dei genitori più vicini ai figli. Però Giuliano Ferrara dimentica due o tre dettagli. Numero uno, che gli italiani pagano le tasse per avere un servizio scolastico efficiente. Numero due, che esiste, secondo le stime del Censis, un numero diversi milioni di famiglie e quindi i loro figli che tablet, computer, eccetera, non ce l'hanno. Quindi, diciamo, molti bimbi sarebbero totalmente tagliati fuori, come sono stati tagliati fuori dalle esperienze di scuola online. E anche terzo, il fatto che non tutti i genitori siano miliardari e si possano permettere o di stare a casa o di avere a casa il filippino Venanzio che si occupa dei bimbi. Qualcuno deve lavorare, quindi questi bambini dovranno andare a scuola. Ma per Ferrara, evidentemente, il problema non si può. Sono fantastici questi intellettuali totalmente scollegati dalla realtà, spiace dirlo, che proprio concentrati come sono sul loro stile di vita e, sia detto senza alcun pauperismo, sul loro tenore di vita, sembrano proprio non percepire il fatto che altri abbiano esigenze diverse, esigenze lavorative, esigenze economiche, diciamo cose molto materiali che condizionano la vita di molti e che dovrebbero essere considerate. Non si pretende che la upper class, diciamo, condivida in tutto l'agenda delle lower classes, ma almeno capirle, questo si pretenderebbe, e altrimenti tutto il tuo plus culturale a che ti serve? A scrivere in modo incomprensibile per te stesso? È probabile. Va bene, abbiamo visto anche Giuliano Ferrara. Allora, colgo l'occasione per segnalare che oggi La Verità è nel suo numero del lunedì e quindi ha un sacco di interviste che vanno guardate. Federico Novella sente Giorgia Meloni che è molto dura, ma con argomenti forti nei confronti del governo. Il governo sostiene una sola filiera, quella degli scafisti. La sanatoria Bellanova moltiplica gli sbarchi, blocco navale subito e l'Europa a chiederci di trattare i migranti come clandestini fino a prova contraria. Chi vi parla sente il giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, il professor Cesare Mirabelli, che torna sul tema dei DPCM e lo fa in modo, a mio avviso, molto intelligente e non convenzionale, cioè non si limita solo a dire Parlamento scavalcato, ma dice attenzione, l'assuefazione, l'abitudine, una lenta mitridatizzazione al fatto che con atti amministrativi, perché di questo si tratta, si incida su libertà costituzionali, su diritti costituzionali è molto preoccupante. Laura Della Pasqua sente Giordano Riello, l'imprenditore veneto, che dice: ma qui c'è un tessuto produttivo che soffre e il governo si occupa di marchette. Alessandro Rico sente Massimo Cacciari, che beh, certo non è sospettabile di essere un sostenitore del centrodestra, ma fa una diagnosi molto
acuta su un Conte che regna nella paralisi e dice si può andare a elezioni solo in caso di un collasso, ma l'alternativa al collasso qual è? È un rimanere nella palude. E infine Stefano Filippi sente Massimo Casanova, che è il famoso imprenditore, proprio eurodeputato leghista, titolare dello stabilimento balneare Papete a Milano Marittima, e Casanova fa un ragionamento generale sul tema del turismo, delle imprese legate al turismo, all'accoglienza e al fatto che il governo non sia stato attento a questa realtà. Va bene, arriviamo alla storia dei deputati. Qualunque giornale sceglierete di acquistare troverete le notizie, e le notizie sono queste: ci sono cinque deputati, pare che tre siano della Lega, uno di Italia Viva, uno del Movimento 5 Stelle, che avrebbero fatto richiesta del bonus, la follia di tutta evidenza. I loro nomi non ci sono per evidenti ragioni di privacy. Come potrebbero venire fuori? Potrebbero venire fuori se qualcuno facesse richiesta di accesso, ma i tempi sono lunghi, con la prossima dichiarazione dei redditi, perché se uno ha incassato poi lo dovrà prima o poi dichiarare, o se ci fosse una nuova norma che imponesse, lo suggerisce intervistato da qualche parte il costituzionalista Celotto, la pubblicità di tutti i percettori di sussidi pubblici, di denaro pubblico. Il commento che a me sembra più azzeccato è quello di Roberto Calderoli: non basta restituire i 600 euro, così l'antipolitica vola, è l'esecutivo che ha creato le condizioni scrivendo la norma in quel modo. E poi la frase più dura, che però esprime, credo, il sentimento di molti: ah, veramente mi cascano le palle per terra di fronte a una cosa del genere, l'antipolitica poi vola, così il vicepresidente leghista del Senato. Naturalmente al Corriere della Sera non pare vero di ritirare fuori, insomma, ritirano fuori dal congelatore Gian Antonio Stella, ve lo ricordate, con Rizzo, La Casta, quella operazione mediatica fatta nel 2007, direzione Paolo Mieli, quando doveva essere prodromo alla discesa in campo, non si sa di quale salvatore della patria, Montezemolo, eccetera. Poi in realtà loro scossero l'albero e i frutti li raccolse Beppe Grillo. Fate tutti schifo, i parlamentari fanno schifo, il Parlamento fa schifo. Naturalmente i cinque di ieri portano purtroppo benzina e legna a questo fuoco, però rileggere Stella che riparla degli spaghetti al caviale, poi aspetta, che altro c'è? Ecco, si ritorna al DC Giovanni Alterio che mangiò alla buvette 24 panini e 5 crocchette di riso. Voi che siete scafati e sgamati avete capito che questo è grazie alla stupidità di quei cinque, alla stupidità inaccettabile e inescusabile di quei cinque, è un potente modo di rilanciare la campagna referendaria grillina per il taglio indiscriminato dei parlamentari. Una osservazione, che era quella che facevamo nel sommario, che faceva anche Calderoli e sentito sulla stampa, la fa anche Tommaso Nannicini, il senatore del PD, sentito da Maria Teresa Meli, sempre sul Corriere: fatto ingiustificabile, ma per evitare abusi bastava porre un tetto. Era quello che vi dicevamo. Insomma, la questione potremmo chiuderla così, però non possiamo chiuderla così perché c'è naturalmente il Fatto Quotidiano che su questo suona la gran cassa e soprattutto ripresenta in prima fila tutto risistemato il presidente della Camera Fico: i partiti facciano pulizia, ufficialmente chiedo agli eletti di uscire allo scoperto, chiamandomi o informando i propri partiti, devono chiedere scusa. E naturalmente poi Salvini ha parlato ieri di sospensioni, altri dicono ma occorrono proprio le dimissioni di questi. Poi si tratta di capire come si comporteranno questi cinque. Sconsiglieremmo ai cinque di confidare che i nomi non escano, prima o poi i nomi usciranno, quindi tanto vale che il dente se lo levino e si assumano la responsabilità della sciocchezza clamorosa e ingiustificabile fatta. Però anche altri si assumano la responsabilità della sciocchezza clamorosa e inescusabile
di aver fatto un decreto che lo consentiva, perché poi questa è la sostanza della questione. Le questioni sanitarie e legate a vario titolo al Covid. Intanto Maurizio Belpietro che torna al tema che non a caso, per esempio, la vicenda dei cinque parlamentari fa clamorosamente sparire dagli altri giornali. Oggi La Verità è praticamente l'unico giornale a tenere vivo il tema delle responsabilità di Conte su Zona Rossa, eccetera. Più passano i giorni e più si capisce che sulla zona rossa della Val Seriana Giuseppe Conte non la racconta giusta. Da quando i PM di Bergamo hanno aperto un'inchiesta sui ritardi con cui le autorità hanno agito per contenere l'epidemia di coronavirus, il Presidente del Consiglio ha sostenuto la tesi di non aver saputo nulla delle richieste del Comitato Tecnico Scientifico, anzi, di non aver proprio ricevuto alcuna sollecitazione a chiudere quei paesi in cui i contagi aumentavano di giorno in giorno senza sosta. Ma la versione del Premier si scontra con una serie di circostanze e anche con ciò che egli stesso aveva dichiarato nei momenti più caldi dell'emergenza. Soprattutto la narrazione del capo del governo cozza con un dato di fatto, ovvero con lo stato d'emergenza con cui egli stesso si era attribuito superpoteri. Se vuoi decidere da solo, senza la perdita di tempo delle discussioni con gli uffici e il Parlamento, poi non puoi sostenere che il ritardo con cui hai agito sia colpa di altri, così Maurizio Belpietro. Naturalmente, però, c'è chi invece apparecchia tutto un comitato di difesa. Fiorenza Serzanini, Corriere della Sera, pagina 11. La Serzanini, che era responsabile in positivo dello scoop sui servizi segreti la scorsa settimana, quindi aveva dato un colpo al governo. Poi il suo stesso giornale, diciamo, non sembrò affezionato allo scoop e lo seppellì nei giorni successivi. Oggi viene riconvocata la Serzanini sotto forma di avvocata per difendere Conte e tira fuori il verbale segreto del 10 marzo, così il Comitato Tecnico Scientifico disse sì alla chiusura. E qui siamo però a una cosa ex post, perché tutto avvenne la sera di sabato del 7 marzo, quando il governo prese le decisioni e le annunciò, lo ricorderete, in una conferenza alle 2 di notte, dopo che dalle 20 della sera prima c'era stato un leak, per 6 ore erano uscite le notizie, lockdown, sì, no, l'assalto alle stazioni, il governo aveva fatto, diciamo la verità, un casino inimmaginabile e una conferenza alle 2 di notte non aveva dato certamente il senso della situazione sotto controllo. Adesso si dice che 3 giorni dopo il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per dire sì, avete fatto bene. Misure coerenti con il quadro epidemiologico. Peccato che però lo stesso Comitato Tecnico Scientifico, il 3, avesse detto una cosa diversa. Conte, diciamo, direbbero altri, non poteva non sapere, ma ha sostenuto davanti ai magistrati che non sapeva. Poi ha cambiato versione, dicendo, vabbè, ma ormai nel frattempo la situazione in Lombardia era compromessa, quindi tanto valeva farla complessiva la zona rossa. A proposito di Conte, qualunque giornale sceglierete di acquistare, ve lo dicevamo nel sommario, troverete la sua performance pugliese con la spalla. Il comico c'ha sempre una spalla. Ieri era Angelo Maria Perrino, il direttore di Affari Italiani, sceglie Messapica e Conte che parla del tunnel sottomarino come ponte sullo stretto, che in una zona anche con una certa caratteristica sismica pare una buona idea, ma non parrebbe la migliore delle ipotesi possibili. Ma lasciamo il tema agli ingegneri e agli esperti. Mentre Repubblica, ve lo dicevamo nel sommario, valorizza la questione sanitaria complessiva. Spiagge, locali e falò, per il Ferragosto Covid ora scattano i divieti. E l'articolo di Alessandra Ziniti che mescola tante cose di buon senso e però anche una spolverata in termini di condimento, di allarmismo. Poi in realtà delle misure di buon senso si possono trovare. Andiamo a scoprirne una, per esempio la cosa dei fuochi d'artificio di Ferragosto. Dalla Sicilia alla Puglia alle Marche gli amministratori locali corrono ai ripari, scrive la Ziniti. A Modica e Scicli i sindaci blindano le spiagge del commissario Montalbano, lo stesso a Numana, sulla riviera del Conero. Vietati tende, campeggio libero, falò e fuochi d'artificio da Civitanova Marche a Chioggia, da Pescara a Melendugno, da Fondi a Padova, dove è stato annullato lo spettacolo pirotecnico della valle, preferendo eventi diffusi in città.
A Cervia invece il comune ha scelto la strada dei fuochi su prenotazione, solo 1.000 posti a sedere sulla spiaggia libera. Allora vedete che la soluzione c'è. C'è un numero di posti, le distanze, insomma, non mi sembra una cosa drammatica, però insomma, ancora invece media e governo arrivano con fiammifero acceso e benzina. Le interviste di inizio settimana sono interviste essenzialmente di posizionamento politico. Abbiamo già citato quella di Giorgia Meloni sulla verità, sentita da Federico Novella. C'è invece sul Libero Matteo Salvini, andiamo a recuperarlo, che dice: così torno a vincere, si voterà nel 2021, Conte ha mentito sulla pandemia e deve dimettersi, sono felice se Giorgia sale nei consensi. È il direttore responsabile di Libero Senaldi a sentirlo. A un anno di distanza, scrive, dice, risponde Salvini: farei cadere di nuovo il primo governo Conte. Non ho sbagliato io, ma chi ha impedito all'Italia di andare al voto. Del resto, in questi mesi l'esecutivo è stato disastroso e inconcludente. Così Salvini, che poi rilancia anche il tema della mala gestione della emergenza immigrazione legata al rischio contagi. Se ripartono i contagi sarà colpa del Premier che sta importando centinaia di persone infette. La terza intervista di riferimento della giornata è quella di Paolo Gentiloni, lo sente Federico Fubini sul Corriere della Sera e l'incipit è come, ecco, insomma, abbiamo evocato prima questo personaggio immaginario, questo Venanzio domestico dei VIP, sembra averlo scritto lui, l'incipit. Paolo Gentiloni, commissario UE per l'economia, si gode una pausa delle settimane più dense nella storia dell'Unione Europea e prima di un autunno impegnativo. Quindi, voi immaginate questo Gentiloni distrutto dalla fatica, a cui bisogna portare una bevanda fresca, insomma, confortarlo per l'estate. E sui fondi UE no a 100 progetti per dare segnali a tutti, e questa è un'osservazione di buon senso, cioè ci si concentri su cose consistenti, e poi meno convincente la parte, diciamo, ideologica, basta europeismo riluttante. La discriminante è quella tra anti-europei ed europeisti. Non è l'unica, ma è fondativa. I nazionalismi hanno vissuto questi mesi con difficoltà per l'inadeguatezza delle loro risposte, ma non sono scomparsi. Bisogna prosciugare l'acqua in cui nuotano e questo governo ha lavorato bene in Europa con il presidente Conte e i ministri Gualtieri e Amendola. Lo dico perché li ho visti in azione. Così, Paolo Gentiloni, che però la fa facile perché lui descrive gli europeisti, poi gli anti-europeisti disegnati come macchiette, manca però una terza categoria, che è quella di tanti cittadini che non avevano niente contro l'Unione Europea, ma che sono disillusi, ne vedono il malfunzionamento. L'Italia nell'89, quando ci fu il referendum consultivo, fu il paese con la più alta adesione. Se oggi è il paese con i più bassi indici di fiducia verso l'Unione Europea, ci sarà un problema, ci sarà una spia rossa sul cruscotto, oppure bisogna solo dare la croce a qualcuno. La sensazione è che gli europeisti, gli eurolirici, così li chiamiamo, saranno più credibili quando si porranno anche questo problema di ciò che non funziona e anche della disillusione di molti che non sono anti-europeisti ideologici. Che cos'altro resta da segnalare, visto che siamo vicini alla chiusura? Tre questioni. Due approfondimenti della verità. Uno di Patrizia Floder-Reiter sulla svendita in Italia, sul rischio di perdere, per carità, nei sistemi di mercato mancherebbe altro, mica siamo autarchici, nei sistemi di mercato si compra, si vende, le proprietà passano di mano, però c'è un fatto che 150 grandi aziende l'anno che non sono più italiane danno la sensazione di un declino, danno la sensazione di un supermercato dove si arriva col carrello e si acquista a prezzo di saldo. Patrizia Floder-Reiter, la verità. Mentre un'altra cosa che vi segnaliamo è un
un emendamento molto grave presentato dai grillini, anche questo la verità lo mette in prima pagina, nella speranza di suscitare dibattito e attenzione, perché è pericoloso. Tra i 1.500 emendamenti di maggioranza e 3.000 complessivi che i senatori hanno presentato al decreto semplificazione che andranno al voto dal 24 agosto in poi, ce n'è uno devastante dei grillini che estremizza la posizione anti-trivelle e di fatto farebbe dire basta in Italia alla ricerca, allo sfruttamento di risorse energetiche, dal gas al petrolio, una cosa devastante. Perfino i sindacati, ed è tutto dire, dicono: ragazzi, ma siete pazzi, qui si perdono 20.000 posti di lavoro. E la verità dice: non solo si perdono 20.000 posti di lavoro, ma aumenterebbero i costi dell'energia e quel tanto di indipendenza energetica a cui ogni paese dovrebbe aspirare, dovremmo salutare. E infine, dopo l'intervista di ieri del ministro Gualtieri, che insomma è alla sua decima intervista in cui annuncia la riforma fiscale, mi pare faccia bene Gian Maria De Francesco sul giornale a lanciare un allarme dicendo: guardate, questi dicono che vogliono ridurre a qualcuno l'IRPEF, però poi per finanziarlo dicono tagliamo le detrazioni. E allora che facciamo? Riduciamo le tasse? Con un aumento di tasse rischia di essere una partita di giro, rischia di essere anzi un raggiro. Gian Maria De Francesco, pagina 4 del giornale. Gualtieri non bluffa più, la stangata fiscale ormai è dietro l'angolo. Il ministro vuole compensare la promessa di taglio IRPEF rivedendo detrazioni. Così il giornale. Allora, il nostro tempo è finito per oggi. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7, stessa ora, stessi canali Twitter e Facebook della Verità. Grazie, anzi, perché i numeri di questa piccola rassegna sono ormai incredibili. Ci sono dalle 3 alle 5.000 persone su Twitter e a seconda delle giornate dai 40 ai 60.000 su Facebook. Quindi sono numeri sensazionali dei quali vi siamo particolarmente grati. Questo è un servizio gratuito che la Verità offre. Se vi è minimamente gradito, avete un modo per ricompensarlo, costa 1,30 euro ed è passare in edicola e prendere la verità. Se invece in edicola non volete passare, il suggerimento è di andare su laverita.info, l'edicola digitale sempre aperta, e cercare lì le offerte e gli abbonamenti che sono particolarmente vantaggiosi. In questo caso, questo è quello che faccio anch'io, la cosa è particolarmente conveniente perché avete già alle 2 precise di notte sul vostro device il quotidiano. Avete poi naturalmente l'accesso al sito, a tutto l'archivio e ai contenuti esclusivi digitali. Grazie a tutti, buona giornata e a domattina.